Io non so cosa dire, cioè più che altro non me l'aspettavo, io pensavo che alla fine si arrivasse a Piacenza con la tra virgolette paura di non riuscire a vincere o comunque di fare il risultato, con l'ansia di guardare costantemente quanto facesse il Siena e così via. Quindi diciamo non ero pronto psicologicamente più che altro, quindi è stata una super sorpresa molto fra l'altro ben accetta e credo non solamente da parte mia ma da parte di tutti. E io sono talmente contento che veramente sembra un controsenso, ma non so cosa dire. Lo so, uno dice, allora perché fare video? Lo faccio, non lo so, perché non mi sento di farlo, anche se magari poi alla fine non dio niente, però mi sentivo di farlo perché sto contento veramente tanto. E più che altro, sono contento di, non so, sembra stupido a dire, ma per la prima volta inaspettata, e niente, per l'amor di Dio, io lo so che alla fine, per quanto è importante, ho visto, cioè, dato, lo dico perché ho visto no, tanta gente, per l'amor di Dio, anzi, la gente c'era, era casata per me, anzi forse anche di più, però alcuni c'era, che, cioè, personalmente l'ho visti, gente che conoscevo che magari era contenta, festeggiava, però fino a un certo punto, perché meno male. Anche se magari negli ultimi anni può non sembrare, Livorno però ci ha abituato, cioè ci ha abituati a far sì che quando festeggiavamo una promozione era la promozione dalla B alla A, quindi magari il discorso dalla Lega Pro, insomma Serie C alla B, per uno che si è un po' imborghesito, come dico io, di per sé sì, sei contento, però non contentissimo come se tu andassi in A. Però la cosa che ci tengo a precisare è che, ok, se magari ci fosse qualcuno che la pensasse così, è vero, alla fine va in Serie B, che è comunque sicuramente la categoria più importante rispetto alla Lega Pro, ma non è la Serie A, ok, tanto però eventualmente cerchiamo di rimanerci, con calma, poi se si pensa in futuro a questa sì, ma tanto godiamoci la Serie B, siamo tornati, restiamoci. Però cosa voglio dire? Voglio dire che di per sé io sono veramente contento perché siamo. Andate via la luce, cerco di riaccenderlo. Siamo riusciti in soli, tra virgolette, 2 anni a. Spero definitivamente, ma non lo so. Ad andare via dalla Lega Pro, che già è sempre stata, ma soprattutto negli ultimi anni, quando hanno fatto la PCUME, C2, C1. Veramente un campionataccio e sono contento e le virgolette perché l'ho messa perché basta vedere la storia del Lecce che tutti gli anni è lì per venire su e poi alla fine per motivi X purtroppo non, per loro non ci riesce. Ora ci sono stato quest'anno che non so come possa andare a finire sull'Arta, avevano la strada addirittura, cioè hanno la strada sicuramente più spianata di quella che avevamo noi, quindi se ce l'abbiamo fatta noi in teoria ce la faranno anche loro, però di per sé secondo me è giusto vedere la Lega Pro, cioè quando uno dice ma è così difficile la Lega Pro, basta vedere il Lecce che tutti gli anni fino a quest'anno qua, poi non so che possa andare a finire, era sempre stata lì a un passo dalla promozione e poi è sempre successo qualcosa, quindi sono contento perché siamo riusciti, ripeto, in soli 2 anni a ricascarci e a riuscire, ecco, lasciando stare come, perché magari uno può vederla a modo suo, e dico questo perché magari uno può dire sì, alla fine Livorno è giustissimo, ci siamo andati, perché magari se l'ha meritata, altri hanno, per quello che abbiamo fatto, soprattutto il giro di ritorno, dato che abbiamo rischiato di sciupare tutto, era meglio che ci andavano squadre più meritevoli, ho sentito anche questo, se vi. Io sono dell'idea che sono della prima idea, ecco, però questa è una cosa mia. Tra i discorsi di prima è bene così. E come ho detto prima, spero con tutto il cuore che Livorno l'abbia abbandonata definitivamente, che in futuro possa non tornarci, e quantomeno di se proprio non ce la dovesse fare, ma io sto facendo discorsoni, tanto guardiamoci, ripeto, la Serie B. Magari uno dice, beh, a questo punto proviamo anche con piano piano andare in A. Se proprio non dovessimo riuscire ad andare in A, magari galleggiare, no? In maniera adeguata, senza grossi rischi in Serie B, mi va bene, almeno per ora. Comunque, finito questo, e sono contento per questo e poi perché questa è una cosa mia. Magari chi mi segue lo sa, o comunque eventualmente ci può aver fatto caso. E chi magari non mi segue o mi segue da poco, magari non lo sa, in realtà da quando ho cominciato a fare i video commenti di Livorno ho tra virgolette portato malissimo alla
fino adesso, alla squadra, perché alla società, perché da quando, cioè, io ho iniziato a fare i video dall'ultimo anno di A, poi si è fatto l'esame retrocessi in B, poi siamo rimasti in B, poi siamo retrocessi in Serie, insomma, in Serie C, Lega Pro, e poi meno male, per la prima volta la stagione finisce con, no, cioè finisce in positivo, da quando inizia a fare video è sempre finito in negativo, quindi diciamo che questa cosa della promozione ha spezzato anche questa sorta di maledizione che mi si era creata dal punto di vista di video. Quindi lo so, non so mia, però sono contento anche per questo. Detto questo, niente, parliamo un po' della partita, perché anche se può non sembrare, che negli ultimi video ho parlato, credo, del 10% della partita, poi il 90% restante di tutt'altro, però dato che i commenti di pezzi sono delle partite, parliamo della partita. Allora, vi dico la verità, cioè, ascoltatemi bene, anche se posso magari eventualmente barbettare o poi spostarmi su altre cose, se riesco a parlare della partita, ascoltatemi bene su quello che voglio dire. Allora, se sapessi che alla fine, cioè se avessi saputo che alla fine quello che sarebbe successo, tutta questa cosa qua, avere la promozione, ci avrei messo tranquillamente la firma a fare una partita del genere e il risultato. Però prima del fischio finale, prima di sapere come andavano le cose, diciamo che una partita del genere non l'avrei, cioè non avrei messo mai la firma per far sì che la partita si svolgesse in questo modo, soprattutto poi dal punto di vista del risultato, perché di per sé Livorno questa partita qua non la doveva pareggiare, la doveva vincere. Poi meno male, pareggiandola e il Siena perdendo, è successo quello che è successo, e ripeto, mi va strabene sì. Però di per sé, fino al momento che è cruciale, io ho sperato con tutto il cuore che Livorno potesse vincere, e il Livorno secondo me ha fatto una partita non per vincere, o meglio, la prima parte, quindi il primo tempo, l'ha giochicchiato senza eccedere, però ha giochicchiato. Il secondo tempo, da quando era entrato, no, assolutamente, per amor di Dio, mettici la stanchezza, il cardio, l'essere bolliti, perché soprattutto alcuni giocatori erano tot l'età, e fisicamente con il passare della stagione, soprattutto sul finale, magari la stanchezza si fa sentire di più rispetto ad altri. Se è fatto però che Livorno non ha fatto la grande partita per far sì che dovesse vincere, perché l'obiettivo era quello per Livorno, la vince, in modo tale che se il Siena avesse vinto magari si poteva continuare, no? Al discorso, come ho detto all'inizio video, poi con Piacenza e tutt'altro, e Livorno non ha fatto la partita lì, ecco, per amor di Dio. Poi, come ho detto e ripeto adesso, dato che l'ho sentito sì, mi fa strabene, però di per sé, prima di sapere quello che poteva venire fuori e prima di sapere quanto avesse fatto il Siena, giustamente te pensi prima a te stesso, poi chiaramente guardi le altre cose e vedi se ti sono venute incontro. E Livorno però non ha, diciamo, da questo punto di vista, non ha portato a termine pienamente l'obiettivo, ecco, tutto qui. Questo è un commento generale molto strimizzito della partita, secondo me. Tornando poi dopo quello, vabbè, non c'è da dire altro. E niente, questo è quanto. È durato anche troppo, pensavo durasse di meno. E per finire, cosa c'è da dire? Allora, il discorso della stagione ve l'ho detto, grandi linee. Sono di idea che anche se Livorno ha rischiato di buttare via tutto, come purtroppo per loro ha fatto l'anno scorso Alessandria, meno male alla fine non è successo, e nonostante questo, secondo me è giustissimo, soprattutto per la qualità che abbiamo e per la grinta che poi ci abbiamo messo, soprattutto noi tifosi, ma soprattutto quelli che magari poi hanno fatto anche le trasferte, perché magari hanno speso ulteriormente altri soldi. Secondo me è giustissimo che siamo andati noi e che abbiamo vinto il campionato noi, perché ok che qui un discorso di voi se la sexta, però un discorso proprio di classifica, ok che alla fine rischia di buttare via tutto, ma quello che ha fatto la prima parte del campionato non so quante altre squadre l'hanno fatto nella storia della Lega Pro o comunque della Serie C. Magari qualcosa c'è e sono ignorante, però credo che o il Livorno o comunque pochissime altre squadre hanno fatto la prima parte di campionato così, quindi secondo me, anche se hai accusato un po' il colpo, è giustissimo che alla fine ci siamo andati noi. E quindi questo è il resoconto mio complessivo della stagione. E oltre a questo, cosa voglio dire? Che questo molto probabilmente sarà l'ultimo video, diciamo, della serie di quest'anno, della stagione. Poi il prossimo anno vedrò un po' se continuare o non continuare, ma ancora ci penserò poi.
perché anche se manca una partita, credo molto probabilmente, soprattutto un discorso di magia, no? Varia importanza che ha la partita, e sia per un discorso lavorativo di, a livello di orari, perché quest'anno quando non ho fatto i video, ripeto, non l'ho fatto perché non ho potuto vedere la partita. Non so se riuscirò a vedere la partita con piacenza, di conseguenza faccio un video. E ripeto, secondo me, anche se la dovessi vedere, fare un video non ha più quell'effetto, l'ho chiamata magia prima, che magari poteva avere prima, perché ormai il campionato è andato, meno male, in maniera positiva. Quindi diciamo che la vedo più come una sorta di amichevole, ecco. Quindi da questo punto di vista molto probabilmente la serie finisce qua. La cosa che lascia un briciolo di speranza sul proseguo, no, della serie, perché la stagione di pezzo è finita, è che poi c'è la Supercoppa, il triangolare, no, il torneino, che prevede, insomma, appunto queste due partite che saranno con Padova, e poi quella che vincerà il girone, se, l'altro delle tre, credo probabilmente Lecce. Ecco, se vedrò quelle partite magari forse farò anche una sorta di commento, ma diciamo che sarebbe commenti extra, perché di per sé il campionato è finito. Quindi questo è, come ho detto prima, molto probabilmente l'ultimo, anzi quasi sicuramente l'ultimo video di questa stagione, video commento, anche se poi di commenti ce n'è poi delle partite, della partita, più che altro commenti mia sull'andamento che ha avuto Livorno. Quindi questo è quanto. Detto questo, io tornando al discorso iniziale, sono veramente tanto contento e spero veramente di non ricascare in questo campionataccio che è la Lega Pro. Ecco, mi sono perso, dico adesso, perché la Lega Pro, si sa, come ho detto prima, soprattutto da quando hanno fatto la PC1, C2-C1, è veramente un casino uscirne, perché o sei veramente veramente forte e vinci il campionato a febbraio-marzo, o se no è sempre un casino, perché come non l'ho fatto vedere, come ha fatto soprattutto vedere anche l'Arezzo, fra l'altro, non solamente con noi ma con tutte le squadre che militano nella parte alta, l'Arezzo ha sempre dato filo da torcia, ha sempre vinto, quasi vinto, per fare un esempio. Ma Serie C è molto probabile che una squadra che lotta per non retrocede alla fine venga a vincere contro la prima della classe, ecco. Quindi di per sé è un campionataccio, perché va avanti chi ha più grinta, e ripeto, a meno che tu non sia una squadra straforte, soffri anche quando vai a giocare con l'ultima, come nella favola. È veramente difficile uscire, più che altro perché nel tuo girone diretta ci va la prima e basta, non è che arrivano le prime due che sarebbe già meglio, no, ci va la prima e basta, e poi tutte per l'arte si è rispenta la luce, davan fa eventualmente chi si qualifica per i playoff, un altro campionato, perché i playoff sono veramente enormi e lunghissimi, quelli della Lega Pro, che poi sono difficilissimi, perché magari becchi squadre che non ne hai mai visto. Quindi meno male, detto Paolo e Paolo, ci siamo levati dal cazzo, da questa categoria bruttissima, e speriamo ovviamente di non rivederla mai più, o quantomeno di rivederla, spero di no, in un futuro molto 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 lontano. Quindi sono contento anche per questa serie, soprattutto per questa serie. E niente, scusate se magari a parole, a toni non ho, e a contenuti non ho, diciamo, dato questa l'importanza che in realtà ha questa promozione. Non sono bravo a parole e a toni, però niente, ve lo posso garantire, sono veramente veramente contento. La voce un po' si sente che un po' manca, però bene così. Insomma, detto questo, niente, vi saluto. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito la serie, ringrazio tutti i tifosi che hanno permesso, che hanno caricato la squadra, soprattutto in discorso di trasferte, perché chiaramente magari qualcuno sia in discorso economico, ma anche a livello proprio di orari, disponibilità, ecco, generica, magari non poteva, di conseguenza proprio di vedere i tifosi non mi hanno sostituito la squadra, e quel sostegno si è fatto soprattutto sentire in determinate partite, soprattutto quelle più importanti. Quindi anche grazie a loro, se Livorno secondo me ha raggiunto la promozione con una giornata d'anticipo, fra l'altro. Quindi grazie a tutti, grazie a Livorno stesso, che anche se magari a volte avrebbe preso il giocatore e avrebbe spaccato la testa, in realtà grazie, perché sono state emozioni veramente uniche, nonostante alla fine siamo andati solamente in Serie B, perché come ho detto Livorno ultimamente, negli ultimi anni, lasciando questi V, c'è un po' imborghesito tutti, e magari questo andare da Serie C a Serie B, si fa Serie B, Serie A, come una volta, a me tempi, dopo UEFA, ma lasciamo perdere. Quindi grazie a tutti, davvero, lo dico col cuore, e spero veramente che
anche poi altri tifosi o comunque quelli delle video possano aver provato delle emozioni simili a quelle che ho provato io oggi, perché di per sé a livello di promozione non ero mai stato così attaccato a Livorno. Sì, l'ho sempre tifato, ma non come, no, quest'anno, questi anni, ecco, crescendo è sempre stato più attaccamento, diciamo, alla maglia, al pagello del Livorno. E magari sì, ok, determinate promozioni l'ho vissute, ma non così tanto, ecco, personalmente. Ma non perché non me ne fregasse, ci mancherebbe, però magari non avevo questo proprio a livello emotivo, a livello sentimentale, questo amore per il Livorno, davvero. Quindi grazie a tutti, davvero. E tre volte lo dico, se non di più, me lo ridico, grazie. Detto questo, ci vediamo poi nel prossimo video, che sarà, boh, che lo sa, inerente a Livorno calcio o su altre cose. Via, vi aspetto nei prossimi video. Ciao!